sta avvicinando il periodo natalizio e magari a qualcuno gli piacerebbe avere delle foto con una bella nevicata, però le nevicate sono sempre più rare e anche scattare delle foto mentre nevica non è proprio una cosa semplicissima. Vediamo come aggiungere dei fiocchi di neve a una qualsiasi immagine. Ovviamente l'immagine sarebbe meglio che fosse prevalentemente di colore scuro. Si va su File, apri e si seleziona la foto. Io ho scelto questa foto che è senza copyright per non avere problemi. Come vedete, in effetti è piuttosto scura e quindi i fiocchi di neve si dovrebbero vedere piuttosto bene. Dopo aver aperto la foto, si va su Livello, Nuovo, Livello, si aprirà questa finestrella. Il livello si chiamerà Neve. Colore si lascia nessuno, è solo normale, opacità 100%, si va su ok e qui si vedrà appunto il livello neve che è stato appena creato. Sempre sul menu in alto si va su modifica, riempi. In questa finestrella qua, accanto a usa, si sceglie il colore nero, metodo normale, opacità 100%. Si va su ok, adesso questo il livello che abbiamo creato neve diventerà completamente scuro. Nero, abbiamo scelto appunto il nero. Niente paura, si va su filtro, disturbo, aggiungi disturbo. Qui bisogna scegliere una quantità circa all'intorno al 200% per avere un buon risultato. Eventualmente fate dei test. Si mette la spunta su gaussiana e su monocromatico. Quindi si va su ok. Il nero ha già cambiato un po' di aspetto. Si va ancora su filtro, sfocatura, controllo sfocatura. Si imposteranno le dimensioni dei fiocchi di neve. Si può scegliere una dimensione più o meno da 2, un raggio da 2 a 6, 7. Con i raggi più piccoli i fiocchi verranno più piccoli, con il raggio più grande i fiocchi verranno più grandi. Proviamo con un raggio più o meno, ecco, di 3,5. 3,7, andiamo su ok. Adesso andiamo su immagine, regolazioni, soglia. Questo è il passaggio fondamentale per creare appunto i fiocchi di neve. Qui c'è questo cursore che, spostato leggermente sulla sinistra o sulla destra, ci permetterà di vedere qualcosa che è simile ai fiocchi di neve. Ecco, lasciamo 128 come punto di soglia per avere un risultato che è apparentemente simile a una nevicata. Quindi si va su ok. Adesso ci si sposta sul pannello dei livelli, qui accanto a normale si clicca sul menu e si sceglie scolora. Ecco, adesso vedete che così comincia già a intravedere qualcosa perché i fiocchi di neve che avevamo creato si cominciano a intravedere sulla foto. Non è ancora un buon risultato. Si va allora su filtro, sfocatura, effetto movimento. Questo servirà per creare un movimento dei fiocchi di neve per impostare l'inclinazione della nevicata e la lunghezza dei fiocchi. Adesso vedremo come. Ecco, qui con l'angolo si può scegliere da che parte viene il vento, per esempio,
Ecco qua, meno 63 gradi. Qui si può scegliere la lunghezza dei fiocchi di neve, 10 pixel, 13 pixel, vabbè. Diciamo che come anteprima si vede già che è una nevicata, però chiaramente questo dipende da foto e foto. A me questo risultato sembra abbastanza buono, chiaramente in un'altra foto può darsi che altri parametri diano un risultato migliore. Si va su OK. Ecco, quindi questa non mi si può dire nulla, certo che probabilmente un esperto di foto dirà che questa è una nevicata aggiunta in maniera fittizia, però a prima vista sembra veramente una nevicata reale e quindi non resta che salvare. Si va su File, salva con nome, si sceglie il formato JPEG, si dà un nome, nevicata, si va su Salva. Questa finestra di configurazione si sceglie la qualità massima e si va su OK. E adesso possiamo anche vedere, per esempio, le due immagini una accanto all'altra, questa con la nevicata e questa invece senza nevicata. Senza nevicata, con la nevicata, io credo che il risultato sia piuttosto buono. E questo è, diciamo, tutto quello che volevo dire.